Ciao a tutti ragazzi, sono il Gunner, benvenuti a un nuovo appuntamento con un unboxing, questo molto speciale perché personalmente ho tanti ricordi per quanto riguarda questo gioco, ma soprattutto perché mi è arrivato in ritardo. Bene, vorrei presentarvi Gran Turismo 6, l'Anniversary Edition. Sono in ritardissimo, quindi scusate, non posso usare l'altra telecamera. Devo fare veramente in fretta perché devo finire anche la recensione. Quindi partiamo immediatamente. Prima di tutto, perché l'ho prenotato, allora mi è stato dato anche il performance pack che comprende 5 auto, che adesso sinceramente non mi ricordo, ma se andate sul sito c'è scritto tutto quello che vi serve. Ok, partiamo. La linguetta. Si presenta molto bene, direi. Oh, queste cose a me piacciono, ragazzi. Non so voi, ma io le adoro. Tanto, come potete vedere, secondo me, la fine del mondo. Veramente fantastica. Vediamo il contenuto. Allora, disco di gioco ovviamente. Presumo il libretto. Sì, un librettino. Spiegare giusto le cose essenziali. Spiegare giusto quello che serve. Poi contenuto, che questo mi pare che sono 1 milione di crediti. Mi pare. Vabbè, comunque contenuto dell'Anniversary Edition. Che sono, adesso ve lo dico subito. 1 milione di crediti di gioco, 20 vetture con livree e potenziamenti speciali, vernici, tuta, casco e avatar personalizzati. Sì, è contenuti tutti digitali alla fine, purtroppo sì, mi aspettavo magari un gadget, qualcosa comunque che rappresentava magari 15 anni della storia di Gran Turismo. Va bene comunque, cioè, va bene così. Tra l'altro mi piace molto anche l'interno della copertina, fantastico veramente. Niente, anche questo si aggiunge alla mia collezione. Ma la vera figata della giornata, sempre dal mio super negoziante di fiducia, è stata questa. Cioè, ragazzi, questo è un pezzo di storia. Cioè, non so come cazzo farò a finirlo, perché non so se parlano in inglese, sottotitoli giapponesi, non lo so. Devo ancora provarlo, però, ragazzi, questo è un gran bel pezzo di storia, eh. Eh sì. Dai, magari ci caricherò qualche gameplay, vedremo, dai. Niente, grazie per aver visualizzato, mettete mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete, commentate. Alla prossima. Anzi, a tra poco con la recensione.